Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Settembre è alle porte e con l'annuncio della 9.1.5 sappiamo anche che potremo switchare Covenant a piacere. Tutte cose bellissime che ci riempiono di hype e ci rendono euforici. Quindi noi, cavalcando questa euforia, iniziamo ad inoltrarci nei meandri dei boss intermedi del raid. Partiremo oggi con il residuo di Ner'zhul, Remnant of Ner'zhul in inglese. Il boss sarà protetto da un'armatura che distruggeremo progressivamente nel corso dello scontro, togliendogli un pezzo d'armatura all'80, 60 e 30%. Ogni qualvolta questo avverrà, un pezzo verrà rimosso e subiremo danni da frantumazione ad aria su tutti e, con aura di perfidia, oltre a subire del piccolo danno per tutto lo scontro, il boss rilascerà dei missili di energia sui personaggi ogni qualvolta che farà frantumazione e successivamente nel corso dello scontro. Alla prima ci sarà una sola scarica, dalla seconda inizierà a fare due scariche e dalla terza farà tre scariche di seguito. Questi missili sul terreno vanno evitati perché, oltre a fare danno, se ci colpiranno ci silenzieranno per 3 secondi. In una fase in cui stiamo già subendo molti danni può essere facilmente letale. Nel corso della battaglia compariranno dei globi del tormento. La quantità varia in base a quanti pezzi dell'armatura sono stati già distrutti, che saranno protetti da tormento eterno, un buff che gli dà una riduzione danno del 99%. Questi globi applicheranno in modo continuo tormento su alcuni personaggi, un dot che fa del danno nel tempo ogni 3 secondi per 15 secondi, ed è cumulabile. Quindi è necessario disfarsi di questi globi il prima possibile. Ma come? Sarà compito dei tank rimuovere il buff di danno tramite la spell che il boss farà su di loro, ovvero Sofferenza, che al raggiungimento di 100 di energy il boss farà mirando un tank in un cono frontale, che dovrà essere direzionato verso i globi del tormento, siccome quella spell rimuoverà la loro quasi immunità ai danni. Una volta che i globi saranno uccidibili e verranno uccisi, dovranno essere raccolti da uno dei giocatori, portati ai bordi e, tramite l'extra button, buttati giù. Attenzione che nel processo verremo rallentati tantissimo dal globo, quindi è consigliabile farlo fare a classi che possono ovviare questo rallentamento. Con Stretta della Malizia ci saranno delle parti della piattaforma che verranno coperte di nero, dei coni di danno che se colpiscono spingono anche all'indietro con il rischio di sbalzarvi fuori. Meccanica molto semplice, ma state attenti. Inoltre, tutto ciò verrà complicato dalla meccanica più peculiare del boss, ovvero la malevolenza. In eroico applicherà due malevolenze contemporaneamente, che sono dei debuff di 21 secondi, dispellabili, e nel momento del dispel faranno danni a tutti i membri e li sbalzeranno dal lato opposto di dove si trova il debuff. Quindi verremo sbalzati innumerevole volte durante lo scontro, e un posizionamento sbagliato ci porterà facilmente alla morte o ad andare di sotto. Siccome ci saranno due malevolenze in contemporanea, le strategie da applicare sono essenzialmente due: fare un dispel, essere sbalzati sul lato opposto, fare l'altro dispel e tornare indietro. Coloro che verranno dispellati dovranno guardare l'esterno della piattaforma per non essere spinti di sotto, ma seguire il gruppo col movimento forzato della spell. L'altra strategia consiste nel fare simultaneamente due dispel tramite un mass dispel. In questo caso si dovrà mettere all'esterno una classe che può salvarsi comunque, come un mago con alterazione temporale, un DK con l'immunità agli sbalzi, un lock con il suo teleport personale e così via. Il vantaggio è di fare un solo sbalzo per volta, ma richiede più organizzazione nella comp e nelle persone. In eroico un dispel per volta è fattibile senza problemi e vi consiglio quella se avete difficoltà nel farlo doppio. Inoltre, i dispel di malevolenza causeranno malevolenza permanente ai piedi di coloro che vengono dispellati, ovvero delle pozze che infliggono del danno e ci sporcano la piattaforma di schifo, così da costringerci a cambiare sempre posizioni, in quanto saranno, come dice il nome, permanenti. Vi consiglio di tirare Hilo sotto al 30% del boss per finirlo, quella è la fase più movimentata dove ci sarà più danno e più globi da uccidere, o se il boss sta morendo, ignorateli e puntate tutto su di lui. Io spero che il video vi sia piaciuto e vi ringrazio per la compagnia che date sia su Twitch, dove streamo raid la sera e altre cose il pomeriggio, sia su YouTube tramite commenti, like, tutte cose. Grazie tantissimo. Inoltre ne approfitto per ricordarvi di mettere mi piace al video, di iscrivervi al canale e di seguirmi su Twitch. Vi auguro una buona giornata
e ci vediamo al prossimo episodio.